I bastardi di Pizzo Falcone 4, penultima puntata. Marinella è in pericolo di vita. Dopo l'omicidio del fioraio Savio che ha sconvolto tutti, c'è un altro tragico avvenimento che sconvolge la tranquillità di Pizzo Falcone. Nando Iaccarino viene assassinato e ritrovato poco tempo dopo senza vita. Quest'ultimo lavorava in un'officina ed era un volto di punta e molto noto dappertutto, per tutti gli appassionati di automobili. Immediatamente partono le indagini e tutti cercano di capire chi possa aver avuto un movente per assassinare una persona tanto benvoluta. Alla fine le indagini portano i bastardi nel mondo del lusso e delle automobili costose, ma anche nel passato dell'uomo, che potrebbe essere la chiave di volta per risolvere il caso di omicidio. Anche questa volta il caso si conclude positivamente ed il colpevole viene rintracciato. Il commissariato riceve una visita inaspettata da una persona misteriosa. La verità sullo Iacono è ad un passo, ma alla fine c'è un nulla di fatto. Intanto, Squillace capisce che Orami tutti sono sulle sue tracce, e che ben presto si scoprirà quantomeno che lo Iacono è ancora in vita. Quindi, inizia a mettere in serio pericolo sia Marinella, la figlia dell'ispettore, sia l'intera squadra che sta indagando sul caso. Attraverso una serie di avvertimenti e di eventi minacciosi, Rocco vuole cercare di fermare le indagini, e di far capire a tutti che non è il caso di continuare a cercare lo Iacono. Tutta questa attenzione da parte sua, però, non fa che confermare che l'ispettore possa essere ancora vivo. Quindi i bastardi non si arrendono e continuano a rimanere sulle tracce del nemico misterioso e del loro amato ispettore. Voi che cosa ne pensate? Credete che succederà qualcosa a Marinella o agli altri protagonisti oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.